evoluzione negativa. Cambiamo argomento, parliamo di una malattia immunitaria complessa, difficile da curare, la sclerodermia. Di cosa si tratta, cosa è possibile fare oggi? Intanto la diagnosi e poi le cure. Il servizio di Lidia Scognamiglio. Vito, come ha scoperto di soffrire di sclerodermia? Ma io l'ho scoperto così per caso 6 anni fa, vedendo che le mani d'inverno mi diventavano scure. E avendo fatto un'attività sportiva dove il freddo era il mio forte, mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava. Campione mondiale di ciclocross, Vito ne ha sfidate di montagne senza mai soffrire il freddo. Ora anche un soffio di vento potrebbe ferire la sua pelle, tanto dura quanto fragile. La sclerodermia è una malattia autoimmune sistemica che letteralmente vuol dire pelle dura. In realtà è una malattia molto più complessa perché può coinvolgere sia gli organi interni sia l'apparato circolatorio. È una malattia che coinvolge principalmente le donne, ma anche una porzione della popolazione maschile può essere coinvolta. La storia di Vito è sicuramente un'anomalia. Il 90% dei malati di sclerodermia sono donne, come in gran parte delle malattie autoimmuni. I nuovi casi ogni anno in Italia sono più di 1000, ma tanti probabilmente ne soffrono senza neanche saperlo. Ho tribulato parecchio perché avevo dei sintomi strani, debolezza, bruciore agli arti inferiori, le mani scure, però nessuno mi riusciva a dire esattamente cosa era successo. Una malattia per molti ancora sconosciuta, eppure nel 98% dei casi potrebbe essere facilmente e precocemente diagnosticata grazie a un campanello d'allarme che è il fenomeno di Raynaud. Non è nient'altro che il modo con cui noi tecnici intendiamo il cambiamento del colore della pelle delle mani del soggetto sclerodermico quando va al freddo oppure quando è esposto a intense emozioni. Fenomeno di Raynaud, le mani diventano bianche perché si vasocostringono i vasi, poi blu e poi rosso nella fase di dilatazione. E a quel punto basta fare 2 esami molto semplici, un prelievo del sangue per dosare degli anticorpi che ci fanno capire se c'è un'alterata attivazione del sistema immunitario e la capillaroscopia a livello delle dita delle mani che ci fanno capire se sono già in atto quei fenomeni di patologia a livello vascolare che poi causeranno i problemi degli organi interni. La malattia quali parti del suo corpo ha colpito? Ha colpito in parte la pelle, soprattutto i polmoni con una fibrosi polmonare che quindi riduce la capacità respiratoria, le articolazioni e il tratto gastrointestinale. È importante fare una diagnosi precoce di sclerodermia proprio perché è una malattia di tipo progressivo che coinvolge gli organi interni dove una volta che si è instaurato un danno è molto difficile tornare indietro. È ancora difficile purtroppo parlare di guarigione, ma scoprire in tempo la sclerodermia in gran parte dei casi significa spegnerla, grazie a farmaci sempre più efficaci, immunosuppressori e vasodilatatori, e poi il monitoraggio continuo, come quello che avviene in centri specializzati, come questo del Policlinico di Milano, cui pazienti vengono seguiti a 360 gradi, con terapie personalizzate a seconda degli organi coinvolti. A noi qualsiasi sintomo è un campanello d'allarme. Immediatamente bisogna intervenire, quindi come se si accendesse una spia, perché se si tralascia o si diventa sempre un problema in più. La sclerodermia fa parte di me, non è più il mio nemico, perché non lo vivo più come il nemico da combattere, ma come quello da tenere un po' sotto controllo. Passare ore e ore.